Ecco qua, come detto, siamo a Merano. Adesso niente, abbiamo quasi 3 ore di tempo per fare un giretto del paese, visto che per me è anche la prima volta che vengo, quindi eventualmente la mostrerò anche a voi. Iniziamo subito con queste bellissime montagne innevate. Qua siamo ancora più vicini e le vediamo ancora più da sotto rispetto a prima. Fiume Passiria. Allora, guardate qua la sorellina in preda alle strade di Merano. Primo piano. Ecco, vedete mia sorellina tra le strade di Merano. La via principale di Merano. Siamo in cerca di qualcosa dove. Siamo in cerca di qualcosa dove andare a pranzo. Perché alle 21:30 iniziamo ad avere una certa fame. È tempo stupendo perché c'è un via vai di nubi e si alternano spazi di sereno, temperatura veramente ideale. Perfetta. Guardate che belle costruzioni, sembra di essere nella scena di Tempesta d'amore che è girato in Austria. Questa penso sia la via principale, visti i negozi che la abbelliscono. Bel castello qua. Oh, comando della polizia. Ecco qui ragazzi, dopo pranzo, tra l'altro mi sono neanche ricordato fare i video delle pietanze prese, madonna che testa oggi, il sonno mi ha fregato. Adesso siamo qui di fronte al duomo principale, presumo che adesso vi mostrerò. Guardate quanto può essere bella la chiesa col campanile e le montagne nevate sullo sfondo là dietro. Comunque sono veramente estasiato da questo panorama, montagne qui, si va dai 1.800 in teoria, 2.000 metri questa qua davanti, 2.100, 2.300, 2.400, 2.400 anche quelle in fondo, veramente stupende. Tanto c'è il muro del Föhn che praticamente l'effetto delle correnti d'aria che impattano sulle Alpi verso nord e spediscono per di qua solo qualche nube, qualche precipitazione residua. Guardate infatti nelle Alpi qua davanti come sta fioccando allegramente, veramente eccezionale. Guardate qui intanto la famiglia come si diverte. Simbolo della pace. Insomma, Merano tutto sommato non è neanche male come cittadina, non è neanche tanto trafficata, almeno ha una percentuale pedonale più alta rispetto a Canasei, che ne so, la città che ho visto per ultima qui nelle Dolomiti. Quindi Merano, punti guadagnati in considerazione.
Sentiste che profumo questi fiori? Questo è il ponte che ci porterà fuori da Merano, destinazione Corriera. Guardate qui nell'aria delle terme di Merano, che panorama pazzesco. Ecco, allora siamo giunti anche alla fine di questo secondo video girato a Merano città. Non male come paese, per me è la prima volta che la vedevo. Col sole anche, finalmente. Sì, anche se oggi è giornata particolarmente frizzante. Dunque speriamo a questo punto entrambi che vi sia piaciuto questo video, questa clip. E noi vi rimandiamo alla prossima gita, escursione, sì, o degustazione, o quello che è. Alla prossima.